non mi occupo di sgarbi e di scoiattoli, non mi occupo di animali. No, non ho detto Rosa Bruciante, ho detto che Berlusconi non può essere un candidato di bandiera. La candidatura da parte del vertice del centrodestra del presidente Berlusconi è il riconoscimento di una leadership. Quindi non ci possono essere subordinate, non si possono fare contemporaneamente trattative su altri nomi. Ora deve essere il presidente Berlusconi a decidere se accettare la candidatura e se eventualmente decidesse di non accettare la candidatura sarà stesso lui a indicare cosa fare. E altrimenti non avrebbe senso che i vertici del centrodestra ha affidato a Berlusconi la decisione su questa vicenda. Assolutamente, ma è stato il comunicato del vertice centrodestra che ha riconosciuto quello che secondo me diciamo, è anche naturale, l'autorevolezza, la leadership presidente Berlusconi anche rispetto a una carica così importante, a una vicenda così importante, quindi la si è affidata a lui e piuttosto cerchino gli alleati di contribuire al successo di questa candidatura, non di metterla in discussione. Berlusconi non è che deve fare i calcoli sui numeri. Berlusconi farà sempre delle valutazioni in base all'interesse generale del Paese, come le ha fatte a inizio legislatura quando ha consentito a Salvini di fare il governo con il Movimento 5 Stelle. Non è stata una scelta fatta nell'interesse di Forza Italia. Quindi io credo che il Presidente Berlusconi continuerà, come sempre ha fatto nei momenti decisivi della vita politica e istituzionale di questo Paese, a fare le scelte giuste in base all'interesse generale. Quindi i partiti che gli hanno dato, che gli hanno affidato questa responsabilità contribuissero al successo di questa candidatura. C'è un rischio che imploda il centrodestra in questa fase? Nel senso che... Questo è un ragionamento più ampio che le apre, che pure va fatto, ma non solo per il centrodestra, ma anche per il centrosinistra, perché io credo che le coalizioni, gli accordi debbano avvenire sempre sui contenuti. E naturalmente all'interno del centrodestra una contraddizione tra i valori europeisti di Forza Italia e i valori sovranisti di Lega e Fratelli Italia c'è, evidente, lo sostengo da alcuni mesi. Ma ora si è trovata l'unità sulla proposta di candidatura al presidente Berlusconi, bene così, seguiamo questa strada. Ecco, lei non vuol parlare di sgarbi? No, io voglio parlare di chiunque, ma dico, è un caro collega, lo conosco da 20 anni, però credo che si stia enfatizzando il ruolo di Sgarbi, le telefonate, insomma, su una vicenda che è tutta politica e che va gestita in questo modo. Quindi poi mi rendo anche conto che da un punto di vista giornalistico anche io ci faccio le battute. Per cui io... Però il problema è che sentite lui su questa partita ce l'aveva in mano lui, cioè sembrerebbe che sta gestendo tutto lui i contatti. Beh, questo mi preoccuperebbe un po', perché diciamo, è una partita che dovrebbe gestire Salvini, Meloni, Tajani, no? I vertici del centrodestra che hanno proposto Berlusconi, non è che la può gestire Sgarbi, per carità, insomma con tutta la sua buona volontà. Mi auguro che la stia gestendo Salvini e che Salvini quando dice che fa gli incontri, che sta lavorando per una soluzione rapida, stia lavorando per la soluzione di Berlusconi. Ecco, per un piano B, una donna, un uomo... Ma questo è rimesso alla volontà del presidente Berlusconi. Nel momento in cui c'è stato quel comunicato, i vertici del centrodestra si sono rimessi alla decisione del presidente Berlusconi. Quindi non è che esistono piani B. Esiste questa proposta di candidatura. Aspettiamo, lavoriamo per il successo di questa proposta di candidatura e aspettiamo le decisioni che il presidente Berlusconi prenderà.